Si è conclusa alle ore 17 di ieri con l'arresto di un agricoltore di Portacomaro, provincia di Asti, asserragliatosi con una doppietta nella propria abitazione. L'attività di polizia, dopo che ha visto impegnati numerosi poliziotti della questura di Asti, invano gli operatori di polizia avevano cercato nella prima mattinata di notificargli un provvedimento giudiziale di divieto di dimora nel comune di Asti. La vicenda che vede coinvolto l'agricoltore ha origine nel marzo di quest'anno, allorquando la squadra mobile lo indaga per lesioni personali gravissime e detenzione illegittima di arma comune da sparo, fucile, a seguito dell'esplosione di numerosi colpi in direzione di un vicino di casa, che nella circostanza veniva attinto al volto in maniera non mortale. Nella circostanza veniva anche sequestrato il fucile da caccia col quale l'agricoltore aveva sparato. Alla vicenda seguono ripetuti atti di molestie e minacce poste in essere sempre dall'agricoltore nei confronti del vicino e delle figlie di quest'ultimo. Nella giornata di ieri il dirigente della squadra mobile, unitamente al proprio personale e con l'ausilio della polizia scientifica, verso le ore 10 si è recato presso l'abitazione dell'agricoltore per notificargli il provvedimento giudiziale. Arrivati sul posto e appreso che l'agricoltore si trovava nella sua stanza da letto al piano superiore, gli operatori, aprendo la porta di accesso alla camera, trovavano l'agricoltore settantenne armato di fucile, che veniva puntato contro i poliziotti. Iniziava la lunga trattativa finalizzata a rendere inoffensivo l'agricoltore senza alcun risultato. La situazione in alcuni momenti della lunga trattativa sembrava addirittura potesse degenerare, ed infatti l'agricoltore in più circostanze puntava la propria arma contro gli operatori di polizia intenti a convincerlo a desistere dall'azione. Tutti i tentativi risultavano vani, adducendo l'agricoltore che la sua condotta fosse legittima perché perseguitato da mafiosi, alternando momenti di lucidità ad altri totalmente dissennati. Non si poteva escludere quindi anche la possibilità da parte del soggetto di atti anticonservativi. Sul posto interveniva altresì il questore della provincia di Asti, dottor Di Francesco, al fine di verificare la situazione sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Alle ore 17, mentre proseguiva la negoziazione ad opera del dirigente della squadra mobile, commissario capo dottor Petrillo, l'agricoltore si avvicinava all'uscio della camera da letto sempre col fucile saldamente in pugno, e proprio in quei pochi istanti il personale della squadra mobile, opportunamente posizionato, riusciva a coglierlo di sorpresa. Gli operatori, facendo leva sulla canna dell'arma che sporgeva dalla porta, che veniva prontamente afferrata, riuscivano ad immobilizzare l'agricoltore senza provocargli lesioni o traumi. L'attività ha permesso di sequestrare, oltre il fucile con cui l'agricoltore ha minacciato di sparare, anche un secondo fucile da caccia, nascosto nella stessa camera da letto. Entrambe le armi erano cariche e funzionanti. L'agricoltore veniva arrestato nella flagranza del reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, illecita detenzione di armi da sparo, e condotto presso la casa circondariale di Asti a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.